Bella a tutti, benvenuti su Leon Tutto. In questo video a proseguire la nostra storia su Opus Castle, anche dalla scelta che avete fatto voi. Mi raccomando, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per non perdere le notifiche del nostro canale, i nostri aggiornamenti. E ora andiamo avanti a vedere come prosegue la storia. Déjà si viu. È un Riesce a absurdo, un crederci, è assurdo e disrespetto irrispettoso con noi. E invece di di lavorare, fornicava e ora è incinta. E quel ragazzaccio se n'è andato, lasciandola. Almeno è quello di cui ho sentito parlare dagli altri dipendenti. Gente, guardate cosa stanno dicendo. Guardate voi stessi. Che senso ha essere un buon samaritano di fronte alla società se non possiamo prenderci cura di uno di noi? E qualcos'altro. Pensiamo a lasciarla restare, a prenderci cura del bambino e potremmo dire che non la pagheremo più. Guardatelo come un investimento. Abbiamo una dipendente che tutto ciò che vogliamo e sarà sempre al nostro fianco, poiché avremo sua figlia in pugno. Se invece andasse in strada, non avrà un futuro. Ad ogni modo, non lascerò che una bambina scorrazzi per casa. La lascerò crescere nel giardino tra i muri. E se la ritroverò da queste parti, riceverà una bella sculacciata. Ok, qui riprendiamo quindi dalla stanza 2. Siamo nel capitolo 2. Dalla stanza 2. Ok, qui non c'è nulla al momento. Qualcuno è stato qui di recente. Buona la botta di vino. Essa da boa. E aí, mais um? Ok, comunque possiamo uscire. Vediamo che succede se beviamo. Niente di particolare. Ok, possiamo interagire. E qua la porta è aperta. C'erano solo quattro persone nella famiglia? Non ricordo, ci fosse una piccola bambina. Prendiamo tutto. Forse era importante solo il medaglione. Ok,
Abbiamo le erbe in salamoia. Abbiamo questa porta che possiamo interagire. Questa che non possiamo interagire. Ok, non corri, vabbè. Ok, quindi non ci resta che aprire questa porta. Chi sei tu? Io sono Alice, io vivevo qui molto tempo fa. Ma come? Cosa sta succedendo? Non posso davvero dirlo, ma credo che lui abbia scelto te. Lui? Lui chi? Wow, qualcuno sembra arrabbiato qui. Che mi dici di te? Come ti chiami? Mi dispiace, sono solo così. E seriamente sono terrorizzato. Mi chiamo Rafe David Marcel. Mi chiamo Bruno. Mi chiamo Bruno. E sei un fantasma? Ovviamente no. Tutti sanno che i fantasmi non esistono. Ora smettila di scherzare. Mi aiuterai a trovare la mia bambola o no? Facciamo no. Nessuno dice no a me. Ok. Allora, la chiave apre l'altra porta. Ok. Qui dobbiamo giocare con la scacchiera, è l'unico oggetto. Ok. Questa è la mossa che dobbiamo fare. Niente, qui non cambia niente, quindi andiamo. All'ultima. Ah, vediamo se apriamo questo. Cosa c'è? Niente. Ok, lasciamo il sale stavolta e interagiamo con lo specchio che è chiusa la porta. Abbiamo la scaletta per salire. Quello che vogliamo di più ed essere potenti, ma per questo abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ti mostrano la via per ottenere potere, denaro e tutto ciò che abbiamo sempre sognato. E tu dovresti far parte di noi. Ma papà, chi sono? Siamo Stiles. Società Sesta Eterna Salomao. Ovvero l'Eterna Società di Salomao. Siamo gli unici che conoscono la forma corretta per evocare il catalogo dei demoni del re Salomone nell'antichità, per aiutarci con i nostri obiettivi. E ora è il momento per te di aiutarci. Si apre una porta segreta. Allora, quindi stanza
Stanza 1 o stanza 2, diciamo che è uguale, lì abbiamo preso un vestito del rituale. Qui c'è un gallo, sembra sia morto qui e che abbiamo usato il sangue, il dissanguato. Ok, adesso andiamo a questa porta. Chiudo la porta. Ok, ho sentito che hai il sale per fermare gli spiriti. C'è del sale nel bagno. Ok, quindi. Ah, ok, proviamo senza averlo preso. Che succede? Ok, non ce lo può fare, perfetto. Non abbiamo sale. Ora glielo tiriamo. Ok, così finisce il capitolo 2, quindi anche questo per la scelta delle scale. Per la scelta delle scale, quindi di esplorare le scale, i finali sono uguali sia che si scelga porta 1 o porta 2. L'unica cosa che cambia è, diciamo, una scena di spavento, solo che in questo video non l'abbiamo vista, quindi c'è ancora qualche sfumatura da capire. E praticamente qui avremmo dovuto raccogliere tipo il medaglione dalla cassettiera bianca, e lì potrebbe esserci stata una scena di paura, ma in questo video non c'è stata perché è come se l'avessimo già raccolta. Poi se riesco magari a trovarla ve la faccio anche vedere. E intanto con questo terminiamo il video qua. Se vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici nei vostri social, non dimenticate di lasciare un commento e come sempre vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti. Ciao a tutti!